Primo editing in DaVinci Resolve, parte seconda. Bentornati ragazzi nel canale Vero Eroe Academy, io sono Alex. Nel video di oggi continueremo il primo editing, quindi vedremo altre funzioni basilari nell'editing di DaVinci Resolve 19. Condividiamo subito il nostro desktop, il nostro programma capolavoro di video editing DaVinci Resolve, link in descrizione per il download. Allora, continuiamo ragazzi il primo editing. Abbiamo visto ovviamente funzioni basilari nel primo video, nella parte prima di questo primo editing. Ovviamente se non l'avete visto vi invito ad andarlo a visionare nella mia playlist DaVinci Resolve Italiano all'interno del canale. E se non siete iscritti, chiaramente iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdervi nessun video. Bene, allora apriamo la nostra biblioteca, il nostro media pool. Abbiamo i nostri soliti due video che ormai conosciamo all'interno di DaVinci Resolve, scaricati da Pixabay. Prendo e vado a mettere nella mia timeline la prima clip. Vedete che ovviamente in automatico appare la nostra timeline, si crea la nostra timeline. Cosa vogliamo fare? Vogliamo prendere anche la nostra seconda clip e andarla ad attaccare, ad agganciare, essendoci ovviamente la nostra calamita attiva, alla fine della clip 1. Bene, faccio uno zoom complessivo, uno zoom adattivo con Shift Z, come già sappiamo, e lui mi adatta la timeline alla finestra. Molto bene. Cosa vogliamo fare? Vogliamo come prima cosa accorciare la mia prima clip. Ok, vado ad accorciare la mia prima clip perché è troppo lunga, quindi prendo, faccio un ripple e l'accorcio diciamo più o meno così. Ok, prendo questa parte e clicco su del o cans e lui mi elimina là il ripple. Bene, abbiamo le nostre prime due clip sulla, vedete, sulla prima traccia video V1. Molto bene, cosa voglio andare a fare? Voglio andare a modificare delle caratteristiche fisiche di questa prima clip. Come farò? Dovreste già ormai saperlo. Andiamo in Esplora, quindi in questo tab qua, Esplora, quindi Inspector. Vedete che abbiamo tutte le caratteristiche fisiche della nostra clip. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se io voglio andare a farmi uno zoom lo posso fare, quindi tengo spinto qui, vedete, e muovendomi a destra e a sinistra vado ad aumentare o a diminuire il valore. Posso anche ovviamente andarlo a scrivere la mia posizione della clip, ovviamente stando attenti a non sforare e a non far vedere le mie barre laterali nere. Con questi tasti riporto all'impostazione di default la mia impostazione corrispondente, o con questo faccio un ripristino generale. Bene, cosa voglio andare a fare? Voglio andare e qui introduco quelli che sono i keyframe, quindi fotogrammi chiave. Abbiamo già parlato varie volte, ho già fatto vari video all'interno di Shotcut, ad esempio, per quanto riguarda i fotogrammi chiave, quindi se avete visto i miei video sapete già di cosa si tratta. I fotogrammi chiave sono quei fotogrammi che permettono di modificare l'andamento di un effetto all'interno della clip stessa. Quindi se io voglio andare, ad esempio, a dare uno zoom, quindi a fare uno zoom all'interno di questa clip, quindi renderla dinamica, agisco con questi fotogrammi chiave qua, vedete questi tasti qui di fianco al ripristino. Quindi io voglio fare uno zoom, ad esempio mi metto nel primo frame, vedete, della mia prima clip e attivo, vedete, il fotogramma chiave, boom, vedete che diventa rosso. Quindi vado al mio punto edit, al mio punto chiave, al mio punto edit successivo con questo tasto, cioè alla fine, esatto, della prima clip, e dico ok, tu qui mi devi avere uno zoom di questo tipo. Vedete che in automatico mi si attiva il tasto, il keyframe mi si attiva di rosso, e io gli dico ok, a quest'ultimo frame tu mi devi essere uno zoom così, ok, mi devi avere questo zoom qua. Quindi io praticamente cosa ho fatto? Gli ho detto tu al frame 0 mi devi essere ovviamente a zoom 0, ma qui mi devi essere uno zoom di 1,650. Questo si traduce, se torno all'inizio clicco su L, vedete, si traduce che lui mi farà uno zoom della clip, quindi rendo dinamica la mia clip. Vedete quanti fotogrammi chiave voi avete qua? Per ogni tipologia di regolazione, di impostazione, voi avete la possibilità di introdurre fotogrammi chiave. E questo è niente, perché se voi poi andate ad agire su Fusion, che è questa parte qui, avete anche tutta la parte di effetti speciali con i nodi, quindi già da questo voi capite cosa è possibile fare con questa tipologia di programma. Questo è solamente, ovviamente, solamente un assaggio, ragazzi, poi man mano che procederemo nei video andremo sempre più nel dettaglio. Bene, chiudo il mio inspector.
ho fatto quello che volevo con la prima clip, no? L'ho resa dinamica. Ma io voglio fare una transizione qua, voglio fare una transizione perché il mio passaggio, boom, è troppo netto, no? Tra una clip e l'altra. Faccio uno zoom complessivo, Shift Z, come siamo abituati a fare. E allora per andare nelle transizioni chiudo la biblioteca, il Media Pool, e vado su effetti. Vedete che nei miei effetti io ho le mie transizioni video e ne ho parecchie, vedete? E se io ovviamente vado sulla mia, ad esempio, sulla mia preview, vedete che ho un esempio di dissolvenza incrociata, vedete che ho una preview, no? Di quello che vado a fare. Prendiamo ad esempio la dissolvenza incrociata. Oh, io la prendo e la vado a mettere qua. Però vedete che se io la vado a mettere, lui non me la fa mettere, vedete? Né di qua né di là non me la fa proprio mettere. Questo perché? Perché il concetto è che per avere una dissolvenza, ovviamente quindi un passaggio da una clip all'altra, io devo avere chiaramente dei frame sovrapposti, no? Devo avere, abbasso un po' la visualizzazione della timeline, devo avere dei frame sovrapposti che in questo caso non ho, perché io, vedete, proprio ho agganciato alla fine della clip 1, ho agganciato l'inizio della clip 2, quindi non c'è nessun frame sovrapposto. Quindi io cosa faccio? Vado nella mia modalità ritaglio, faccio un ripple, ad esempio, della prima clip. Vedete che l'abbiamo già visto nella prima parte del primo editing, quindi andatevi a vedere eventualmente il video. Faccio un ripple, quindi vedete, vado ad accorciare la mia clip 2 di magari 2 secondi, eccolo qui, e vedete che quella parte bianca è la parte sovrapposta, cioè il mio potenziale di clip che io ho sulla destra che non si vede, e su questo io posso agire, no? Quindi se io vado a prendere la mia transizione, in questo caso qui la posso mettere, vedete, perché ho quella parte di clip sovrapposta. Andiamo a cliccare su L, andiamo a vedere che mi ha fatto esattamente la mia transizione, però me l'ha fatta solamente nella parte, vedete, sinistra, perché ho solo questa parte sovrapposta. Quindi clicco un attimo, cancello la mia transizione, faccio anche un ripple nella mia clip 1, ok? Quindi prendo, faccio un ripple anche in questo caso di 2 secondi, vedete, 2 secondi, boom. E in questo caso io, vedete, questa parte sovrapposta della clip 1, quella parte bianca, e questa parte sovrapposta della clip 2. Quindi ho questa parte qui che è sovrapposta in entrambe le clip. E quindi posso prendere la mia transizione e metterla sia solamente sulla sinistra, sia solamente sulla destra, ma anche, vedete, anche in entrambi, vedete, in entrambe le clip. Quindi ho esattamente a metà la mia transizione che va da una parte all'altra. E infatti se faccio L, ho la mia transizione esattamente sia su una clip che sull'altra, ed è una vera e propria clip, perché io vado qui a prendere la mia transizione, vedete, scusate, se io vado a prendere la mia parte di transizione, ecco, faccio uno zoom in dettaglio così la prendiamo meglio, vedete, io ho la mia transizione che è una vera e propria clip indipendente dalle altre due clip. E chiudo il mio tab, il mio pannello di effetti. Come posso fare per andare a modificare le caratteristiche fisiche di questa mia transizione? Vado, ovviamente, dovreste saperlo, in Inspector, in Explorer. Vedete che infatti io ho la mia transizione e qui vado a modificare sia il tipo di transizione, se voglio andare a modificare la mia transizione, ma sia tutte le regolazioni inerenti, adesso allungo, vedete il tab, vabbè non c'è niente sotto, tutte le regolazioni inerenti a quella tipologia di transizione, quindi ad esempio la percentuale d'inizio, percentuale fine, se voi ci siete sopra potete avere la preview, vedete, curva transizione, insomma poi lo vedremo nel dettaglio con le varie curve di velocità della transizione eccetera, per il momento ci basta così. E quindi io posso andare ovviamente anche a cambiare, no? Voglio andare a fare un cuore, transizione a cuore, andiamo a vedere, boom, vedete, e posso andare a variare tutte le impostazioni della transizione cuore qui nell'inspector. Torniamo però alla mia dissolvenza, facciamo la mia dissolvenza incrociata. Bene, chiudiamo l'esplora, abbiamo fatto la nostra transizione all'interno delle clip, Shift Z per adattare, fare lo zoom complessivo. Io però voglio andare a inserire dei titoli, ok? Voglio andare a rendere un po' più bellina questa mia editing, quindi vado a prendere, a mettere dei titoli. Vado su effetti di nuovo e invece che transizioni vado su titoli. E qui vedete che ho un'infinità di titoli, sia semplici sia fusion title, cioè titoli fusion, che sono quelli animati. Quindi ad esempio, vedete, se io ci vado sopra, vedete che lui mi dà una preview di quello che io vado a fare. Quindi vado a mettere un testo semplice, ad esempio, qui sopra.
lo vado a mettere qui e lo allungo ad esempio da 5 secondi, lo faccio 6 secondi, vedete, un secondo in più, 6 secondi. Ci vado sopra con la mia testina e vedete che ho scritto Basic Title, perché ovviamente devo andare a modificare tutte queste impostazioni. Chiudo il pannello effetti, apro il pannello di Inspector, però cliccandoci sopra, cioè selezionandolo ovviamente, altrimenti andrò a modificare la cosa che io ho selezionato, questo è molto importante. Se ho selezionato questo e sono con la mia testina qui, quindi mi farà vedere questa parte, il mio visualizzatore, se io adesso clicco su Inspector mi andrà a modificare questo, non questo, ok? Quindi clicco qui, Inspector, vado a scrivere tramonto, a caso ragazzi, proprio per farvi vedere il funzionamento. Tramonto, qui posso aumentare, vedete la visualizzazione e vedete quante impostazioni ho qua per ogni testo. Vado a cambiare ad esempio il colore giallo, vado a cambiare il font, lo rendo così, ok, il palatino Linotype. Bene, posso andare a modificare dimensioni, spaziatura interlinea e via dicendo un'infinità di ovviamente regolazioni. Vado su impostazioni e vado a modificare il mio zoom, vado a modificare sempre con la possibilità di utilizzare keyframe, ragazzi, quindi pensate alla potenzialità. Posizione, vado a inserirlo, vedete, tenendo spinto, sempre cliccando e tenendo spinto a destra e a sinistra, vado ad aumentare o diminuire il valore, lo vado a mettere qui e vado ad aumentare lo zoom. Bene, posso andare anche qui a dargli una, ad esempio, dissolvenza in entrata, tenendo, vedete, cliccato su questa icona qui bianca, vado a dargli un 15 frame di dissolvenza in entrata, 15 frame, vedete, di dissolvenza in uscita. Andiamo a vedere cosa ho combinato con L. Molto bene, dissolvenza in entrata del titolo, dissolvenza in uscita del titolo. Molto bene. Andiamo sulla nostra seconda clip. Voglio andare a inserire un titolo Fusion Effect. Quindi effetti, vado su un titolo Fusion di mio gradimento. Andiamo a vedere una preview. Sì, va bene, il Digital Glitch. Lo metto qua. E ovviamente lo faccio lungo anche questo di 6 secondi, quindi prendo il mio video e lo aumento di un secondo. Eccolo qui, 6 secondi, vedete, esatti. Molto bene. Ovviamente ci vado sopra, vado a modificare sempre con Inspector, quindi chiudo il mio per avere una visualizzazione pulita. Chiudo il mio pannello effetti, apro il pannello Inspector Explore. Bene, faccio uno shrink in maniera tale da avere la visualizzazione completa della timeline e clicco su camminata, a caso ragazzi, camminata. Questo è il large text e ovviamente vado a modificare anche lo small text, che è la parte sopra, quindi bellissima camminata, proprio a caso. Questo lo faccio e quello sotto di giallo e quello sopra di verde, a caso proprio così. Molto bene, anche qui ho tutte le varie mille regolazioni che posso fare con anche animazioni tramite keyframe. Molto bene, in questo caso chiudo l'esplore, in questo caso non vado a fare transizioni di dissolvenza in entrata e in uscita, perché il Fusion Title di solito hanno già delle transizioni loro, cioè delle animazioni loro. Clicco su L, adesso lui non me lo fa vedere perché ho ovviamente un PC lento e me lo deve prima renderizzare, comunque dopo lo vedremo nella visualizzazione finale. Bene, quindi abbiamo messo anche il nostro titolo Fusion, allargo un po' la timeline, lo spazio per la timeline, porto su, allargo anche un po' di spazio per le possibili tracce audio. Bene, io voglio però creare un effetto alla seconda clip, a parte che volevo andare a vedere la transizione, sì, è un po' troppo veloce, voglio andare a selezionare la mia transizione e voglio andare a renderla un po' più lunga, quindi posso tranquillamente prenderla e andarla ad aumentare fino a, ovviamente, alla sovrapposizione delle clip, ok? Quindi andiamo a vedere, l'allargo, e vedete che così è molto più lenta, molto più bella. Posso andare poi, vi ripeto, nell'Inspector a modificare tutte le possibili regolazioni. Bene, voglio applicare però un effetto alla seconda clip, un effetto alla clip proprio. Come posso fare? Vado sempre su effetti, non vado più in titoli ma vado su effetti, e qui ho una marea anche in questo caso di effetti che posso applicare direttamente alla clip. Voglio andare su binoculars,
vado a prendere, vedete, vado a inserirla, proprio a trascinarla sulla clip. Boom, vedete che lui mi applica direttamente l'effetto. E in questo caso, anche qui, sempre su con la mia clip selezionata, se vado su Inspector, su Explorer, vedete che io ho, mi si attiva il tab effetti, dove c'è il mio binoculars che posso attivare, disattivare, vedete? E posso andare anche qui, allargo la visualizzazione, posso andare anche qui a modificare 1000 parametri, quindi distanza aberrazione, intensità aberrazione, dimensioni vignetta, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi veramente una infinità anche qui di transizioni. Quindi pensate quello che potete fare. Quindi, ok, vediamo. Clicchiamo su L. Lui ovviamente mi sta renderizzando, qui dietro non mi fa vedere il titolo adesso perché è in fase di rendering, vedete? Quindi io ho un PC non potentissimo, quindi. Ovviamente, se andate a fare degli effetti particolari con DaVinci vi chiederà un po' di tempo, quindi se non avete un PC potente, quindi questo poi sarà argomento ovviamente di un video più avanti, adesso per il momento rimaniamo sulle basi. Bene, ci rimane da ovviamente andare a inserire un audio nella mia composizione, quindi apro il mio Media Pool, biblioteca, CTRL I, quindi vado a scegliere la mia traccia video o posso fare tasto destro, importa materiale. Ho selezionato questa mia canzone che utilizzo di solito nei miei video, la vado a prenderla, vado a mettere all'inizio della mia timeline. Eccola qui. Molto bene, se io faccio una visualizzazione complessiva, vedete che ovviamente mi fa vedere, mi adatta tutta la timeline, la finestra che mi farà vedere tutta questa parte di audio, che ovviamente è troppo lunga. Però io voglio fare una cosa di questo genere. Vado all'inizio, vado qui. All'inizio della mia clip faccio uno zoom nel dettaglio e dico ok, io voglio far partire la mia canzone perché mi piace da questo punto qui in poi, andiamo a vedere, da questo punto qui in poi, vedete che qui c'è un taglio, no? Come se qui partisse una parte, tipo una strofa, eccetera. Quindi io voglio farla partire da qui. Quindi io cosa posso fare? Vado a rimpicciolire un po' lo zoom, ok, così. Voglio dire, ok, voglio andare a tagliare questa parte, a far partire il mio video con questa parte di canzone qui. Quindi seleziono la mia traccia audio e come abbiamo visto posso andare a prendere la lametta e andare a tagliare o fare direttamente un CTRL-B. Vedete che ho due clip separate. Prendo questa qui e faccio un backspace. Vedete che lui mi taglia, mi toglie solo questa parte. Faccio un backspace, faccio CTRL-Z, perché se io clicco su cancel, lui mi cancella anche la parte video, mi va a scombinare tutta la timeline. Quindi questo è backspace. Boom. E adesso sì che posso cliccare su questo e fare di nuovo backspace. Quindi vedete che mi ha solamente variato la traccia audio. Bene, andiamo a sentire cosa abbiamo combinato con la mia traccia audio. Bene, mi piace l'attacco così, mettiamo che mi piaccia così. Torno alla visualizzazione complessiva, vado qui, vado al punto edit precedente, ok, il punto importante precedente che è la fine della clip video, CTRL B con la mia traccia audio selezionata, clicco qua e clicco su Cancel, boom, e lui vedete mi ha tagliato tutta la parte che non mi interessa. Posso selezionare la mia clip e farla miei 20 secondi di solvenza in uscita. Molto molto bene. Io posso andare, ragazzi, una volta che ho aggiunto le mie tracce audio, posso andare a fare col mio pannello mixer, chiudo intanto la mia biblioteca, pannello mixer, vedete che qui ho le mie tracce audio 1, audio 2 che posso andare a regolare come volume. Chiaramente è un mixer molto semplice, niente ha a che fare con la pagina di Fairlight dove vedete che io ho le mie tracce, posso andare in maniera professionale a modificare con equalizzatori e compagnia bella in maniera più professionale, ma io voglio fare solamente il volume, voglio cambiare, quindi clicco su play e vedete che qui ho il mio piccolo equalizzatore, posso andare ad aumentare o diminuire il volume a mio piacimento, ok? Posso farlo per le varie tracce 1, 2, 3, quindi posso andare a fare una regolazione veloce. Direi che mi va bene così, clicco su mixer e fatto questo io posso andare a torno al mio punto edit iniziale, quindi al mio frame iniziale, posso andare a vedere cosa ho combinato nel dettaglio e lo posso fare con un'altra scorciatoia da tastiera, quindi il riproduttore a schermo intero, CTRL F. E andiamo a vedere cosa abbiamo combinato nel nostro primo editing. Clicco su L. Vedete che c'è la prima clip con lo zoom, quindi col keyframe attivo. Vedete il titolo tramonto, adesso dovrebbe esserci la transizione verso la seconda clip. Sì, eccola qua, vedete? Transizione verso la seconda clip, chiaramente un po' lento che deve renderizzare, con l'effetto binocular, con il titolo, vedete?
titolo Fusion, e andiamo verso la fine della clip. Poi chiaramente quando avrà esportato si vedrà meglio, ad essere ancora in fase di rendering. Ctrl F, ritorno alla mia visualizzazione della mia timeline, e posso fare, visto che sono soddisfatto della mia clip e ho fatto tutte le modifiche tramite effetti, tramite Explorer, in esportazione veloce. Anche qui esportazione veloce, che niente ha a che vedere con la fase di deliver, con la pagina di deliver, che è questa qui, nella quale noi possiamo andare veramente a 360 gradi a regolare tutte le mie impostazioni di esportazione. Ma se io ho già regolato le mie impostazioni di esportazione e faccio sempre più o meno quelle, in esportazione veloce, vedete, io utilizzo sempre queste, posso andare direttamente a fare un esporta e a scrivere un editing parte 2, e posso andare a esportare nel formato che preferisco. Una volta che ho esportato, posso andare a vedere il frutto del mio lavoro. Eccolo qua, abbiamo la nostra clip con il nostro zoom, abbiamo il nostro titolo con la dissolvenza in entrata, dissolvenza in uscita. Dovremmo avere la nostra transizione in entrata e in uscita, a cavallo delle due clip. Vedete la seconda clip col binocular e la nostra scritta titolo Fusion, e sotto la traccia audio con dissolvenza in entrata ed in uscita. Ottimo, abbiamo visto le regolazioni principali. Torniamo a DaVinci Resolve. Abbiamo le nostre regolazioni, abbiamo fatto le nostre regolazioni di base, quindi se già guardate la parte 1 e anche la parte 2, questi due video riguardanti il primo editing di DaVinci Resolve, già siete in grado di produrre il vostro primo semplice progetto, e neanche tanto semplice, perché se andate ad agire con effetti, titoli e soprattutto l'inspector e le varie possibilità di keyframe, veramente potete già stupire veramente solamente con questi due video. Bene ragazzi, mi raccomando, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di questa nuova playlist DaVinci Resolve italiano. Datemi anche delle nuove idee. Noi ci vediamo su Instagram, sul mio profilo vero_academy, e noi ragazzi, come dico sempre, ci diamo appuntamento al prossimo video. Ciao e grazie a tutti.